Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti. Dunque, oggi voglio vedere insieme a voi una nuova ricetta, sempre vegan, sempre gluten free, per il riciclo delle fibre scartate dal nostro estrattore. In particolare vediamo una ricetta salata, quindi andremo ad utilizzare fibre prevalentemente di verdure. Come al solito, già sappiamo, possono essere presenti anche fibre di frutta, purché si tratti di frutta con un sapore non troppo dolce, non troppo marcato. In particolare la ricetta che voglio vedere con voi oggi è una parmigiana di melanzane grigliate, quindi non fritte ma grigliate, in crema di fibre. Allora, gli ingredienti li vediamo un attimo insieme prima di cominciare. Utilizzerò il mio mix di fibre. Allora, io ho già cotto a vapore, questo per stringere un pochino i tempi. Io utilizzo come al solito per la cottura a vapore una vaporiera, altrimenti consiglio ovviamente di utilizzare una vaporiera perché è il modo migliore per cuocere rispetto alla bollitura proprio vera e propria in pentola, dove si tendono a perdere molte sostanze nutrienti. Quindi ho passato in vaporiera il mio mix di fibre nella quantità di 350 grammi, che qui nel piatto ho già unito a peperoni, sempre cotti a vapore, io li ho cotti insieme nella quantità di 200 grammi. Io avevo solo peperoni gialli a disposizione, o meglio, la mia contadina di fiducia aveva solo peperoni gialli da fornirmi. Ovviamente potete utilizzare peperoni gialli, peperoni rossi, anzi, aumenta il colore, ecco, nulla di differente. Quindi mix di fibre 350 e peperoni 200 grammi, fatti a vapore. Poi unirò sempre con cottura a vapore. Ho utilizzato un porro più o meno sono 250 grammi. Di questi 250 grammi, la parte più bianca, più chiara, quindi quella più tenera, io l'ho fatta a vapore. Eccola qua. E sono più o meno 200 grammi sulla quantità totale. La parte invece un po' più verde, a salire, diciamo, verso le foglie, l'ho tagliata semplicemente a striscioline, è ancora cruda, la utilizzerò per fare un soffrittino in padella, utilizzando quindi il porro al posto della cipolla. Poi ci servirà del prezzemolo, prezzemolo fresco che ho già tritato. Andremo a utilizzare anche uno o due spicchi d'aglio, dunque questo sembra tantissimo, è uno spicchio, era gigante, li tagliamo comunque longitudinalmente lasciandoli a pezzi grossi, non lo andiamo a tritare, in modo tale che questo verrà unito al soffritto, possiamo poi toglierlo lasciandolo intero. Ci serviranno anche dei ceci lessati, eccoli qui. Più o meno 4-5 cucchiai di ceci. E andremo a utilizzare anche una manciata di capperi. Giusto una spolverata. Ci servirà un bicchiere pieno di polpa o passata di pomodoro. Questo perché vogliamo ovviamente che tutti questi ingredienti vadano poi a formare quella che sarà la nostra crema di fibre. Crema di fibre che spezieremo poi con un po' di curry. Ecco qua. Utilizzeremo ovviamente dell'olio extravergine di oliva, un po' di sale per salare, quanto necessario e per la parmigiana di melanzane, ovviamente quello che ci serve sono le melanzane. Come vi dicevo, non le utilizzo fritte, bensì faremo una parmigiana di melanzane grigliate. Allora, io le ho già grigliate, sono 500 grammi di melanzane.
Io avevo sempre, grazie alla mia fidatissima e amatissima contadina, che ho definito la mia pusher del biologico, avevo delle melanzane più lunghe che larghe. Quindi, come vedete, le fettine sono abbastanza piccole. Se avete delle melanzane più tondeggianti, benissimo, fate delle fette più grandi. Mi raccomando una cosa, per quanto riguarda le melanzane. Prima di andarle a grigliare, le fate a fettine più o meno di mezzo centimetro e le mettete sotto sale una mezz'oretta circa con un peso sopra in modo che diano via l'amaro, tutte le sostanze amare. Poi le sciacquate bene, le asciugate, dopodiché potete grigliarle. Poi quello che poi io voglio, con cui voglio andare poi a coprire, a spolverare la nostra parmigiana. Sarà la solita panatura di mais per appunto dare la croccantezza e il dorato in superficie. Quindi il mio mais tostato. Siamo agli sgoccioli, come vedete, ne consumo una quantità incredibile. Poi spolvererò anche con un po' di origano, un pochino di origano e con un po' di semi di sesamo, ecco qua. Quindi questo andrà a formare poi la nostra copertura per la gratinatura della parmigiana di melanzane. Allora, quello che andremo a fare adesso, io come vi dicevo ho già cotto le verdure e le fibre a vapore, quindi il primo step ovviamente sarebbe quello di cuocere a vapore. Dopodiché ci si sposta direttamente in padella dove andiamo a far rosolare un pochino l'aglio in olio d'oliva extravergine e la parte più verde, come vi dicevo, tagliata a striscioline sottili del nostro porro. Quindi spostiamoci per iniziare proprio a vedere materialmente come preparare questa crema di fibre con cui farciremo la nostra parmigiana di melanzane un po' alternativa, un po' particolare. Ok, ci spostiamo così cominciamo. Dunque, procediamo quindi. Allora, io ho fatto, sto facendo soffriggere la parte verde, vi dicevo, del porro insieme allo spicchio d'aglio tagliato per lungo in modo da poi facilmente riuscirlo a togliere. Ora aggiungiamo, una volta insaporito il soffritto, io per il soffritto sapete utilizzo sempre oltre che l'olio extravergine d'oliva anche un pochino d'acqua calda in modo da renderlo un po' più leggero. Vado ad aggiungere il mix di fibre cotto a vapore insieme ai peperoni, quindi 350 g di fibre e 200 g di peperoni. Li vado a fare insaporire. Ecco, per fare la crema in questo caso utilizzeremo il frullatore. Dunque, le melanzane, non vi ho detto, una volta grigliate, le spennellate con un composto a base di olio evo, un pizzico di sale e un pochino di aglio tritato. Create questo composto, lo lasciate riposare una ventina di minuti in frigo in modo che si insaporisca bene. Poi una volta che melanzane le grigliate, una volta che grigliate, che avete grigliato le melanzane, le andate appunto a spennellare un pochino con il composto. Ok, allora aggiungiamo anche i porri fatti a vapore, quindi la parte bianca e la parte verde più chiara, ovviamente la punta proprio delle foglie, la parte quella più verde scura lasciatela perdere, nel senso è molto molto fibrosa, quindi non
non va bene, ecco, diventerebbe poi un ostacolo nel frullatore per riuscire a creare la nostra crema. E peraltro è abbastanza indigesta la parte più scura, quindi lasciamola stare. Allora, facciamo insaporire un po'. Io aggiungo un goccino d'acqua in modo che non mi si asciughi troppo. Fiamma bassa. I ceci, 4-5 cucchiai, vi dicevo, di ceci lessati, li schiacciamo prima un pochino con la forchetta. In modo che poi si amalgamino bene all'interno del nostro composto. Magari in un piattino piuttosto che in una scodellina sarebbe stato più agevole, ma mi piacciono le sfide. Così insomma, schiacciandole già noi prima con la forchetta, diamo un valido aiuto al frullatore che si trova un lavoro in meno da fare. Ecco, praticamente facciamo una sorta di purea di ceci. Ecco, semplicemente schiacciati con la forchetta. Li riversiamo in padella. Mescoliamo sempre. Allora, anche i capperi una manciata, non troppi, altrimenti poi salano anche troppo. Anche questi li schiacciamo un pochino con la forchetta. Li ho solo un po' demoliti con la forchetta, ora li aggiungiamo. Allora, rimescoliamo sempre bene. È finita purtroppo la stagione, almeno qui nella mia zona, delle cipolle di Tropea, ma in compenso adesso abbiamo i porri. Quindi, insomma, per divertirci e sperimentare abbiamo sempre materiale. Ho trovato l'ultimo pezzo d'aglio. Vittoria! Perfetto. A questo punto andiamo ad aggiungere
la nostra polpa di pomodoro. Un bicchiere bello abbondante, eh? Anzi, ora vediamo eventualmente se aggiungerne poi ancora un po'. Anche perché deve venire una crema, sì, un po' compatta, diciamo, però deve essere proprio una crema che vada a sostituire una passata di pomodoro, per dire, con cui normalmente si vanno a farcire le melanzane alla parmigiana. Quindi la consistenza che ne deve venire fuori può essere un pochino più densa di quella, ma non troppo. Dobbiamo riuscire poi a versarla bene in modo da condire bene le nostre melanzane. Allora, io schiaccio un pochino con la forchetta anche i peperoni un po' più ostili. Quelli che rifiutano di arrendersi da soli e hanno bisogno di una piccola mano e gliela diamo. Intanto andiamo avanti sempre a fiamma bassa e ora aggiungeremo per insaporire, per speziare un po'. Questa volta vi ho sorpresi, che non ho usato, che non metto il peperoncino. Però insomma qualcosa devo mettere, perché per me la spezia deve esserci sempre. E quindi utilizzerò il curry, che secondo me con i peperoni, col porro, secondo me ci sta anche meglio in questo caso rispetto al peperoncino, eh. Poi se la crema che prepariamo è possibile con queste dosi in particolare, è possibile che ce ne venga un po' di più di quanto ce ne serve poi per condire le nostre melanzane, anche perché non è che le vogliamo annegare o sommergere nella crema, sennò diventa melanzane in zuppa, quindi no. Però se ve ne viene un po' di più, a me normalmente succede, è fantastica poi questa salsina che prepareremo anche proprio per condirci la pasta. La potete utilizzare proprio come condimento. Io l'ho usata con la pasta di mais e l'ho condita con questa cremina. Ecco qui, allora aggiungiamo il nostro curry, ne mettiamo un cucchiaino, non troppo, perché comunque altrimenti poi ci va a sovrastare tutti gli altri sapori. Ecco, ne metto proprio un cucchiaino, eh. Spolveriamo bene. Ora lasciamo che il composto si assorba bene tutti i sapori, crei tutte le sue armonie di sapore. E poi, sempre mi raccomando, fiamma bassa, eh. Profumo favoloso.
Ok, allora metto un pizzico di sale. Il mio prezzemolo. Viene una cremina saporitissima. E un altro ortaggio con cui potete fare questa crema, sempre per le melanzane alla parmigiana o per condire la pasta o quant'altro, e che tra l'altro adesso è stagione, la zucca. Io l'ho fatta anche con la zucca, quella arancione, insomma classica, quella un po' più semplice da sbucciare, un po' meno dura. L'ho utilizzata come sto utilizzando i peperoni, l'ho fatta cuocere a vapore a cubetti piccoli e poi praticamente era in sostituzione dei peperoni e anche con la zucca viene favolosa. È un'opzione, un'alternativa, insomma. Poi con le verdure ci si può veramente sbizzarrire, ecco. Però, insomma, e cerchiamo di utilizzare sempre comunque verdure di stagione, verdure che arrivino da noi, che non arrivino dall'altra parte del pianeta. Tendenzialmente, insomma, poi ogni tanto, anch'io ogni tanto mi compro magari un mango. Piuttosto che della papaya, perché comunque insomma sono frutti fantastici, buonissimi. Però quotidianamente, diciamo, preferisco fare la spesa facendo attenzione al discorso anche del chilometro zero e quindi dell'impatto ambientale, comunque anche dei trasporti della frutta e della verdura dall'altro capo del pianeta. E poi comunque, insomma, abbiamo tanta scelta anche semplicemente guardandoci intorno qua vicino. Benissimo. Perfetto, a questo punto dobbiamo lasciare un pochino, segniamo, e lasciamo un po' raffreddare il nostro composto. Siamo di nuovo insieme. Allora, io ho spostato, come vi avevo detto, nel frullatore il mio composto, ho frullato aggiungendo un filo d'olio in modo da aiutarmi ad avere poi quella consistenza cremosa, appunto, che mi serve. A questo punto possiamo procedere a fare il primo strato con la crema. Quindi facciamo un bello strato a coprire il fondo della teglia. Intanto sto facendo preriscaldare il forno a 180 gradi. Inforneremo a 180 gradi per circa 25 minuti. Poi faremo 5 minuti con funzione grill. E lasceremo poi, una volta sfornato, riposare per una decina di minuti prima di poterci accomodare a tavola. Poi la parmigiana di melanzane è ottima anche mangiata il giorno dopo, in realtà. Anzi, stando lì, a mio gusto, diventa ancora più saporita. Volevo farvi vedere intanto un attimo la resa finale. Questa è la consistenza, è abbastanza corposa, comunque è proprio una crema. Per quello vi dicevo va benissimo poi anche proprio per condire la pasta. È
decisamente più saporita poi di un sugo al pomodoro, per dire, e in più ricca di fibre. La spalmiamo bene sul fondo della teglia. Non deve essere troppo abbondante, ovviamente, ma deve fornire già un primo strato comunque di condimento. Abbiamo disposto il primo strato di crema. A questo punto facciamo il nostro primo strato di melanzane. Vi ho detto, io purtroppo avevo delle melanzane che non si prestano proprio al meglio per la parmigiana, nel senso che sarebbe meglio avere a disposizione delle fette poi un po' più grandi. Però, insomma, importante è la melanzana, poi ci si arrangia con le dimensioni. Ecco, non vedo l'ora che sia pronta. Allora, ecco qua. Questo. Ancora una piccolina, che tanto le abbiamo. Questo è il nostro primo strato di melanzane sopra la crema. A questo punto andiamo avanti per strati. Ok, allora abbiamo completato anche l'ultimo strato con la salsa, come vi dicevo, un po' più rado, in modo che si vedano comunque le melanzane sotto. A questo punto possiamo procedere con, ecco, questa è la crema che con le dosi che abbiamo utilizzato ci rimane disponibile per condire pasta, crostini, tartine e quant'altro. Allora facciamo, diamo la nostra spolverata con la panatura di mais, in modo da andare appunto a creare quella bella crosticina dorata. Grazie alla gratinatura. Ecco, spolveriamo bene, possiamo essere tranquillamente generosi, con la panatura di mais. Allora, panatura, poi facciamo una spolverata di origano che con le melanzane e il pomodoro, a mio parere, sta benissimo. Ecco, eventualmente se siete particolarmente amanti dell'origano potete metterne un pizzico anche proprio nel composto in padella, in modo che poi faccia proprio parte della crema. Origano e ultima spolverata con i semini di sesamo. Anche qui tipologia di semini qualsiasi a vostro gusto. Io quando ho fatto ad esempio la parmigiana di melanzane grigliate utilizzando la zucca al posto dei peperoni, ho messo i semini di papavero. Ma è proprio una cosa a vostra discrezione, in base ai semi che preferite utilizzare normalmente.
un'ultima spennellata di crema che mi è balzato all'occhio un punto un po' scoperto e mi infastidisce l'occhio. Ok, ci siamo. Ecco qui, prima di infornare, questo è il risultato di quanto fatto fino adesso. E bentornati. Allora, a 180 gradi, circa 25 minuti, più 5 minuti con funzione grill. Lasciamo riposare poi una decina di minuti e questo è il risultato. Ecco qua, questo è lo spessore. E queste sono le nostre meravigliose, la nostra meravigliosa parmigiana di melanzane grigliate in crema di fibre. Vi ricordo, vegan e gluten free. Allora, buon appetito e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, io vado a tavola. Arrivederci, a presto. Yeah, it's the name they say is running the game. Military man, left in the building. So go ahead, hand over the torch. Super producer Scott Storch, and of course, I'ma show you how to get.